Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ringraziamo insieme il Signore perché ci dona la gioia di celebrare l'Eucaristia e di sentire la forza della comunione in questa comunità, in questa cara comunità parrocchiale e anche dove il gruppo di preghiere di Padre Pio mi pare diventi sempre più lievito di fede e focolaio d'amore. Ora invochiamo prima di tutto la misericordia di Dio perché purifichi il nostro cuore e renda lui gradita la nostra preghiera. Confesso a Dio intendente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore mio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Agli Efesini. Fratelli,
Io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Oh,
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Segui». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori. Se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Noi possiamo prendere le parole che San Paolo scrive ai cristiani di Galazia: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Sono stato crocifisso con Cristo. Per 50 anni Padre Pio ha portato queste piaghe di Cristo nelle mani, nei piedi, nel costato, oltre ad altre ferite che noi sappiamo che Padre Pio aveva, e dolorose, soprattutto quella della spalla, che gli procurava tremendo dolore ogni volta che doveva cambiare l'indumento intimo, perché si attaccava la carne, faceva una crosta che a staccare l'indumento era veramente doloroso. Anzi, in confidenza disse una volta fra Modestino: «Sapessi quanto mi fa male», perché fra Modestino voleva essere certo che Padre Pio l'avesse avuto quella piaga. E allora Padre Pio gli ha detto sì, ed è stata molto dolorosa. Allora dice San Paolo: «Non vivo più io». Una volta è venuto un sacerdote che usava sempre la macchina fotografica, appena poteva scattava fotografie. Quella volta eravamo sulla veranda insieme a Padre Pio e ad alcuni altri sacerdoti, e lui coglie l'occasione e scatta la fotografia a Padre Pio, che era nella condizione normale di sempre, con la corona del rosario in mano, sereno e tranquillo in mezzo a noi. Se noi lo tiravamo per forza al ragionamento, poche parole, poi riprendeva la preghiera. Comunque, quando andò a sviluppare la fotografia, venne fuori tutta l'immagine di Padre Pio, ma la testa, il volto, erano la testa e il volto di Gesù, e c'era sul capo di Padre Pio la corona di spine. Insomma, era la fotografia del Lecce Homo. Ecco l'uomo, dice Pilato quando presenta Gesù, che si vogliono morto. Dice: «Chi volete uccidere? Un uomo già morto, lo vedete?
come è ridotto. E Isaia dice che è talmente sfigurato il figlio dell'uomo perché è colpito dai peccatori, per cui non sembra più un uomo. Egli è stato costituito come peccato dal Padre per liberare tutti noi dal peccato. Giovanni il Battista grida con tutta spontaneità profetica appena lo vede vicino al Giordano: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. I due significati di questa espressione sono evidenti. Secondo il linguaggio biblico, l'agnello è l'animale che è deputato al sacrificio, destinato ad essere immolato per onorare Dio, per pagare i peccati. Allora Gesù sarà questo agnello di Dio che dovrà morire in croce per togliere i peccati del mondo. E la Chiesa ce lo fa ricordare ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Prima di consegnarvi Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, il sacerdote vi ricorda: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Tante volte ho visto Padre Pio raccolto in preghiera davanti al crocifisso. Il crocifisso egli stesso poteva capire, penetrare tutto il dolore che ha provato Gesù. E voi ricordate anche che San Francesco, negli ultimi due anni della sua vita, questa fu la grazia che chiese a Gesù: fammi provare, prima che io muoia, tutto il dolore che tu hai provato per noi, per purificare e perdonare i nostri peccati. E poi fammi fare esperienza di quell'amore che ti ha portato a dare la vita per noi. Ecco, Padre Pio in preghiera esprimeva questa preghiera di San Francesco, un Cristo vivente. L'abbiamo preso adesso dalle parole di San Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ma anche dalle parole del Serafico Padre San Francesco, inchiodato come Gesù, egli piange sui peccati del mondo inconsolabilmente e grida nella pianura di Santa Maria degli Angeli. Allora era chiamato il Bosco di Santa Maria perché era pieno di alberi. Grida: l'amore non è amato, l'amore non è amato, l'amore è Gesù, l'umanità non ama ancora Gesù. E se leggete alcune lettere, particolarmente dell'epistolario di Padre Pio, trovate questa sofferenza indescrivibile del Padre. Si meraviglia come Dio possa ancora perdonare l'umanità, dopo che ha mandato il Figlio suo, che è morto in croce, e l'umanità ha ancora il cuore duro. Per questi fratelli, diceva Padre Pio, io offro me stesso ogni giorno. E quando talvolta il dolore veramente superava ogni immaginazione, non solo ogni limite umano, Padre Pio era pronto a morire. Quello che vuoi tu, Gesù. Se tu vuoi che io lasci questo mondo per venire a te, sono felice. Se tu mi dici che io devo ancora rimanere crocifisso in mezzo ai fratelli per aiutarli a trovare te e a ritrovare te, io sono felice. Quindi la vita di quest'uomo crocifisso non era una vita, come si dice, spiacevole, una vita che quasi si misconosce come segno del dono e della grazia del Signore. Tutt'altro, proprio in quei segni della croce, in quel dolore insostenibile, pensate che a volte la febbre superava i 50 gradi, in questa sofferenza Padre Pio si rivedeva veramente
il chiamato da Gesù ad essere una cosa sola con Lui, a scomparire e a far scomparire l'uomo per mettere in evidenza il Figlio di Dio. La vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non è possibile che un uomo viva in quelle condizioni in cui è vissuto per tanti anni, Padre mio. I medici venivano la mattina e venivano la sera, ma non usavano più termometri per misurare la temperatura, perché avevano provato già più volte che il termometro scoppiava. La temperatura di Padre Pio andava misurata con un termometro idrostatico che poteva reggere anche a 50 gradi. E Padre Pio parlava con questi medici, addirittura scherzava, li faceva anche ridere. I medici si trovavano smarriti, confusi. E noi abbiamo avuto anche qualche medico di Pescara che veniva mensilmente per consultare alcuni casi della Casa Sollievo della Sofferenza. Voi l'avete conosciuto, Don Lontano. Poi saliva in convento. Non era un grande uomo di fede, però aveva un rispetto immenso per Padre Pio. E dopo la morte di Padre Pio, per consolarsi, veniva spessissimo a trovare me. Voleva allora sentir parlare di Padre Pio, voleva capire di più di Padre Pio, e pregava, poi pregava tanto, pregava per la propria famiglia, pregava per l'ambiente dell'ospedale, che a lui non piaceva proprio come andavano le cose. Ed ecco allora come, arrivando a Padre Pio, tutti noi imparavamo la lezione di cambiare la vita, la conversione del cuore, la passiva, la gioia del donare, la beatitudine di aiutare, di soccorrere, di consigliare, di assistere soprattutto i malati. Padre Pio più volte si trovava nello stesso tempo in convento e in ospedale a visitare i malati. Io stesso ho fatto esperienza di questo caso di bilocazione, contemporaneamente. Era lì, eravamo insieme, lui ed io, come al solito, lui raccolto nella profonda preghiera, e vedevo le sue lacrime che uscivano. Poi, dopo un po', arriva uno infermiere dell'ospedale e mi dice: Padre Pio adesso ha terminato il giro delle corsie nell'ospedale, ma a che ora tu l'hai visto? Dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, proprio quel tempo che Padre Pio stava insieme a me sulla veranda. Quindi il Signore gli ha dato questa grazia, ma del resto sono tanti i casi di bilocazione ben noti. Uno è quello del vescovo che si era affidato a lui e non voleva ripartire per la sua diocesi, diceva: Padre Pio, io sto bene vicino a te, voglio rimanere qui. E Padre Pio, scherzando, diceva: eh già, ci vado io a fare il vescovo al posto tuo, il Papa ci ha messo a te e tu ci devi andare. Allora padre, tu mi fai una promessa, che quando io sarò sul letto di morte tu mi verrai a trovare e mi verrai a benedire. E Padre Pio è andato, e quel vescovo ha scritto un biglietto, l'ha lasciato sul comodino, dove aveva scritto: Padre Pio ha mantenuto la parola, è venuto, mi ha confessato, mi ha consolato. Poi c'è anche l'altro caso di una suora del Perù che Padre Pio andava a confessare una volta alla settimana. Sappiamo che il Padre Pio non è andato mai in America, non ha lasciato il convento di San Giovanni Rotondo. Voglio dire che questo caso di bilocazione si è ripetuto per anni, e tanti altri casi, testimonianze straordinarie, ma non abbiamo dubbi su questo. Quello che voglio sottolineare è come Dio esalta coloro che si umiliano. Padre Pio si è fatto tappeto, straccio, si è fatto trattare da delinquente, da bugiardo, tutti i titoli negativi che potete immaginare glieli hanno appioppati.
e Padre Pio non ha mai reagito, non si è mai difeso. Una volta venne il sindaco Morcaldi di San Giovanni, era tolto il sindaco, venne e entrò nella stanza di Padre Pio: padre, adesso abbiamo preparato tutto un libro, il famoso libro bianco, per difendere te alla sede dell'ONU. Difendere me? E contro chi mi dovete difendere? Padre, non vorrei dirlo, proprio contro la Chiesa, perché troppe punizioni ingiuste contro di te. Padre Pio si alza in piedi, indica la porta con un gesto profetico veramente tremendo: esci fuori, disgraziato, tu sei figlio mio, questo ti ho insegnato io, la Chiesa è tua madre, è mia madre, e anche quando dà uno schiaffo lo fa per amore. Ecco, Padre Pio che ci insegna ad obbedire anche alla Chiesa, a stare a tutte le norme della vita cristiana che ci aiutano a farci santi. Celebreremo tipo domani la veglia San Giovanni Rotondo e riascolteremo quella pagina commovente del transito di Padre Pio descritta dal Padre Pellegrino. Quando Padre Pellegrino mi raccontava, poi così io glielo chiedevo fraternamente, mi diceva: io non volevo più vivere dal momento in cui ho visto morire Padre Pio, mi ha portato via il cuore e l'anima, quanto bene mi ha voluto, quante cose buone mi ha insegnato. Possiamo dirlo anche noi, se lo preghiamo, quante cose buone ci ha insegnato Padre Pio e quanto è preziosa la sua protezione, non sui devoti, ma sui figli. Chiamatevi pure, consideratevi figli di Padre Pio, perché lui ha milioni, riesce a guidare, a nutrire, a difendere questi figli. Invochiamo l'amore, la grazia e la misericordia del Signore per intercessione di Padre Pio, dicendo insieme: ascoltaci per amore del tuo nome. Ascoltaci per amore del tuo nome. Perché la Chiesa, fondata sugli Apostoli, splenda sempre più bella e forte, arricchita dai carismi dei suoi figli, preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Perché il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti siano guide sicure e illuminate per tutto il popolo, preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Perché ogni persona, sull'esempio di Matteo, risponda sollecito alla propria vocazione alla santità nella via che il Signore gli indica, preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Perché gli aderenti ai gruppi di preghiera, eredità di San Pio e da Pietrelcina, fedeli all'insegnamento del Fondatore, non cessino mai di elevare lodi e suppliche al Signore per le necessità di tutta l'umanità e di testimoniare così la fede in colui che tutto può. Preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Il Signore accolga in cielo Gaetano e Marco e i defunti più bisognosi della sua misericordia, perché vivano sempre con lui nella pace e nel gaudio della sua casa. Preghiamo. Ascoltaci per amore del tuo nome. Vogliamo ricordare nella nostra preghiera anche le anime dei defunti Renato, Bianca,
Anna e Angelo, la cui Santa Messa viene celebrata in terra di missione, perché il Signore l'accolga nella comunità dei Santi. Preghiamo. Padre mio, Santo di Dio, prega per noi. Padre mio, Santo di Dio, prega per noi. Canto numero 270. Yeah.
santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, il tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, con l'umiltà e con l'amore di figli, preghiamo Dio nostro Padre, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi segni di pace. Thank you.
Canto numero 701. Thank you.
Preghiamo. O Padre, tu ci fai rivivere nell'Eucaristia l'esperienza gioiosa di San Matteo che accolse come ospite il nostro Salvatore. Fa che possiamo sempre recuperare le nostre energie alla mensa di colui che è venuto a chiamare a salvezza non i giusti ma i peccatori. Gesù Cristo, nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. In nome di tutta la parrocchia, in modo particolare del gruppo di Padre Pio, sia di Santa Caterina che di Gesù Maestro, anche se piccolino, ma continua ad esserci. Ti ringraziamo, Padre Guglielmo, per la tua preziosa presenza e la sapiente parola che ci hai donato. Vogliamo dirti che questo è il sesto anno che viene in occasione dell'inaugurazione della statua. Siamo contenti perché questa statua è una meta di piccoli pellegrinaggi, ma sempre occasione di preghiera per tutti quelli che passano davanti alla Chiesa, ma proprio in qualsiasi ora del giorno, giovani, anziani, è una cosa bellissima. Ogni volta che qualcuno, che io sto fermo qui davanti, c'è qualcuno che passa e si ferma a pregare, penso che sia la cosa più bella che possiamo dirci. Ti ringraziamo per come accompagni con la preghiera anche questa nostra parrocchia, sappiamo che ti è tanto cara da sempre. E ti diciamo con gioia che questo è il 39esimo anno che c'è il gruppo di preghiera di Padre Pio in questa chiesa. Quindi comprendi bene che l'anno prossimo devi venire a fare il 40esimo, senza meno. Poi magari organizzeremo, vediamo un po', però sicuramente sarà un'altra occasione per ringraziare il Signore. Quello che ci accomuna sempre è la preghiera, la comunione fraterna, la fraternità sacerdotale, quindi non aggiungo altre parole se non la testimonianza di questo volerci bene, che lo sappiamo è la cosa più importante che c'è. Grazie. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome della gioia del Signore, glorificandolo con la nostra vita, andate in pace. 651.